Signori e signori, ai miei fianchi abbiamo i festeggiati della serata, vero? Vero, vero. Roberto e Matteo. Se qualcuno ha visto il video di prima, qualcosa è cambiato nella mia realtà. Però va benissimo, avete visto voi il video di prima, ragazzi? Ah, bravo, lui è uno che insomma corso bene le parole, ma è concreto. Sei un ragazzo concreto. Sono abbastanza terra a terra io. Terra a terra, esatto. Ok, tu sei aria. Aria. Quindi tu sei quello. Lui è preso a terra. Fai l'elettricista? No, faccio falegname se vuoi. Falegname? Ma anche dall'infanzia questa cosa? No, non è. No, perché c'è qui uno che soffre. Importante che non faccia come il falegname di Livorno. Come fa il falegname di Livorno? Falegname impazzito, tira sega passanti. È pericolosissimo, no? Lui si dedica a se stesso, giusto? Io sono sega su di me. No, certo, è terra a terra, ecco. Ricordiamo che il ragazzo terra a terra si chiama Matteo. Matteo, ragazzo terra a terra. E tu aria invece sei più sognatore, sì. Sei per le cose strafighe. Ecco, è molto si sognano. Ecco, si sognano e basta. Ma io ho una teoria riguardo, cioè, vi siete mai chiesti dove sono di giorno? Non si vedono. Sono solo a casa a dormire, esco solo di notte, strafighe. Anche secondo te? Cioè, quindi questa è una specie notturna la strafiga. La strafiga si trova solo di sera. E tra l'altro qua al convento se ne vedono. Ci sarà un perché? La prima volta che veniamo speriamo di trovare un po'. Hai già visto un buon inizio, vero? Comunque la teoria della strafiga mi piace, cioè vive di notte la strafiga, poi facciamo com'è? Di reddito degli altri. Certo, sì, basta. E si nutre del reddito degli altri. Poi parassita. Ecco, questa. Poi hai qualcos'altro da dire sulla strafiga in generale, così? È un sogno che spero prima o poi si avveri. Hai del reddito da. Speriamo. Hai del reddito? Sì. Oh, però ragazze, possiamo investire. Parliamone, ragazzo. Scusami. Sì. Con i sogni ti stai allenando, però. Sì, quei sogni vai fortissimo. Non lo so. Attenzione, ragazzi, fate vedere la mano il 5. Attenzione, vedete chi è più falegname tra i due, cioè, può partire anche il contest qua, Vince lui, dai, è terra a terra. Comunque torniamo dopo questa teoria della strafiga che a me è piaciuta e faremo varie puntate su questi argomenti raccogliendo informazioni. Ecco, ricordiamo brevemente, vive di notte, è parassita, cioè si vive sul reddito degli altri, e poi vedremo nelle prossime puntate qualcos'altro. Vediamo come si chiamano. Eh sì, lui è il falegname Matteo. Geppetto pensavo, e poi? Roberto. Daria, cioè Roberto Daria. Eh sì, da dove venite? Bergamo, da Pontida. Da Pontida, ecco, giustamente, una località di quelle concrete. Ce la fanno duro. Sempre duro. Stai calmo, ragazzi, sono in mezzo a due. C'è un conflitto di interessi qua, tremendo. Ah, grazie. Falegname. Allora, festeggiate il compleanno, abbiamo detto. Quanti anni? 21 anni. 21? 24. 21-24. Lui ha più tempo per sognare ancora, no? Cioè. Nel senso che siccome tu sei terra a terra che ne hai già 24, hai già capito che la strafiga è sempre più difficile da conquistare. Difficilissimo. Invece lui da 21 sogna ancora. Vuoi dire che noi abbiamo tempo di sognare, te? Io ho già sognato. Però chissà se ho conquistato la famosa strafiga. Bravo, io l'ho già trovata. Eccoli, queste sono altre, questa è la strafiga. Ecco, colpo di scena, un sogno variato, un incubo, abbracciamelo. Eccola qua, è arrivata la strafiga del nostro Aria. Ciao ragazzi, questo non è più un sogno, è un incubo.